Luciano. Questo qui è il contratto firmato di San Magillano per l'esplorazione. Ciao. Di testa. Il costo della flotta. Questo museo è davvero allestito bene. Vedete che qui lungo il percorso ci sono tutte queste linee più chiare, si vedono probabilmente pochissimo, ci sono tutte le date e in questo punto si raggiunge, vedete questo fascio di luce con quella navetta, si raggiunge il punto di non ritorno. Da qui in poi Magellano, questa spedizione di Magellano parla, non appunto c'è il punto di non ritorno. Non si può più tornare indietro, non ci sono più le risorse per farlo, a meno che non si arrivi, diciamo, a terra e si possa rifare i rifornimenti. Quindi questo è un punto fondamentalmente cruciale, probabilmente almeno per il capitano, che era consapevole della cosa e quindi diceva o la va o la spacca, cioè se non arriviamo siamo tutti morti, non c'è altro da dire. Insomma, davvero interessante. E qui appunto finiamo nella mappa del Cile, fondamentalmente zona australe, e una delle prime mappe ovviamente della zona del 600. Per si sale su il bus, si va subito su. Si vede tutto. Non c'è nessuno davanti. Ah, siamo in cima. Ci si mette in fondo. C'è anche una cosa uguale, però. Università di Siviglia. Piazza di Spagna è laggiù. Il parco. Cara. Bello, bello, come saresti cara. Fantastico. Oddio, no, cavallo.
piante. Bello sto parco. Molto, molto bene per me. Eccoci in Piazza di Spagna. È spettacolare questa piazza. Andiamo di qua, l'ospedale dei venerati. E niente, una cosa interessante è che dentro queste, le sale di questo museo non sono consentiti selfie stick. Io ho questo gimbal e quindi l'ho filmato due volte e dico no, non lo puoi usare perché è vietato. Non mi era mai capitato sinceramente, strano. Con questi ristoranti sono davvero fantastici, molto tipici. È davvero suggestive tutte queste strade. Questo qui però è l'arena.
posto che questo no, non è che non ho risolto niente, no. I piatti, ragazzi, hanno vinto il mio cibo. Salsina e l'ingrufatrice. E niente, si torna a casa. E questa è la fine di questo viaggetto.